La Juventus ha superato il turno eliminatorio della Coppa delle Fiere. Vittoriosa Losanna per 2-0, ha battuto ieri sera a Torino gli elvetici con lo stesso punteggio. Ma se a Losanna il gioco dei bianconeri aveva soddisfatto, la gara di ieri ha lasciato perplessi, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Azioni frammentarie, scarsa precisione nel passaggio e indecisione negli spunti in profondità. Queste le pecche della squadra juventina. Gli errori sono stati meno numerosi ed evidenti nella seconda parte del confronto, anche perché la modesta compagine svizzera è calata di tono con il passare dei minuti. Al 36esimo, il primo tiro pericoloso. Lo effettua Del Sol, insieme a Salvadore, uno dei migliori in campo. 41esimo. Punizione di Pasetti. Respinge un difensore. Palla a Salvadore, il cui tiro sfiora il palo. ...1-0 al 43esimo... punizione di Salvadore che appoggia verso Benetti, tiro a filo d'erba, fortissimo, e palla a bersaglio. Più sbrigativi e decisi i bianconeri nel secondo tempo. Benetti gioca in posizione avanzata e cerca l'appoggio con Anastasi. La manovra diventa piacevole e la Juventus si fa più volte pericolosa. Del Sol e Salvadore continuano a manovrare in modo esemplare. Al decimo Benetti converge. Anastasi gli fa velo e l'ex palermitano tenta il gol. Colpisce il palo, riprende sul rimbalzo, ma alza la mira. In uno dei timidi affondo del Losanna, il tiro di Bosson è parato da Anzolin. Errore di Menichelli al 21esimo. Interviene su passaggio di Favalli, ma centra un avversario anziché la porta. Non sbaglia Del Sol poco dopo, finge il tiro violento e supera invece il portiere con un pallonetto abilissimo. 2-0.